spesso per comprare dei libri business, hanno magari vi dà qualche idea, ma molto spesso sono anche un po' pieni di roba fuffosa, cioè, per esempio questi di 37 Signals, che sono molto conosciuti, sono molto bravi a farsi conoscere, e hanno questi libri con consigli tipo do less, fate meno. Ok, grazie, ma in pratica cosa vuol dire? Vedi tu, secondo è il tuo campo, il tuo progetto, e quindi il libro diventa una cosa che non è un vero consiglio questo. Invece questo è Start Small, Stay Small, è pieno di consigli abbastanza pratici. Per questo magari fra 10 anni sarà un libro datato, perché parlerà, non so, di Facebook e non ci sarà più Facebook, e insomma parla di cose che cambieranno, però per il momento secondo me ha dei consigli molto validi e anche pratici. Parlo anche delle mie esperienze facendo un progetto seguendo più o meno le linee del libro, che si chiama Liberator, ed è un servizio via web per fare la conversione di libri scritti con Word in libri per il Kindle, perché ci sono moltissimi autori che di informatica non sanno, cioè non immaginate neanche quanto poco sanno. L'altro giorno, per esempio, una nostra cliente mi ha scritto, avendo ricevuto un'email automatica dal sistema, dicendo: non riesco a mandarvi questo documento via. Ho scritto all'indirizzo http due punti, ha cercato di scrivere un'email a http, io non concepisco neanche questo mondo, eppure c'è gente, tanta gente così che vuole fare delle cose sul web in giro, e sanno che i computer sono importanti, però non hanno proprio le conoscenze. E per fare un libro per il Kindle ci vuole qualche file HTML, qualche file XML, che per l'informatico medio non è un problema. E invece c'è gente per cui fantascienza, passano un anno e non ci arrivano. Quindi un servizio del genere è molto comodo. Mi rivolgo soprattutto agli sviluppatori, perché per fare questa specie di mini startup occorre avere delle conoscenze tecniche, cioè bisogna essere pratici con i computer per poter creare un prodotto da vendere. E secondo me il libro è anche molto interessante, perché l'autore vive in California, ma non vive nella Silicon Valley, vive, non mi ricordo esattamente dove vive adesso. Ma Silicon Valley è una zona molto. Chi è mai stato là? Ok. Sì, è molto interessante, ma anche questa zona che è sempre in movimento, sta sempre cambiando tutto. Se uno. Ciao, 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 ciao. Se uno diventa un po' più vecchio, vuole avere famiglie e non ha 1 milione di dollari, compra casa in Silicon Valley. Quindi, per chi invece vive nel resto del mondo, come Padova, come altri posti in California, come Oregon, secondo me è un modello più interessante da seguire rispetto a sì, parto con 3 o 4 venture capitalist, faccio investire 10 milioni di dollari, faccio le mie startup, cioè questo non è un modello pratico per la stragrande maggioranza delle persone, eppure questo modello invece che consiglia lui è come crearsi un prodotto di nicchia che magari ci porta un po' di soldi, ma non è questo modello di fare la mega azienda, la prossima Facebook, che anche per quelli che vivono in Silicon Valley non è molto realistico, perché le probabilità sono veramente minime. Questa è una foto di, non so, penso che sia il da qualche parte, comunque in California, la vita tipica del californiano medio coinvolge moltissimo la macchina. Vabbè, anche qua, però,
sono dei posti belli a Padova in Italia, che se uno riuscisse a metterci su qualcosa che porta un po' di soldi, cioè c'è da che è abbastanza piacevole. Per Silicon Valley no, non c'è nulla del genere, qualche caffè fuori sì, ma sempre un po' posti frenetici, stressanti. Quando vogliamo fare un prodotto di questo tipo, è importante capire prima il mercato. Non partiamo, sviluppiamo qualcosa e vediamo se riusciamo a trovare. Questo è il modello Silicon Valley, il modello tipo Google. Questi hanno avuto l'idea geniale, l'hanno messo su, non avevano le minime idee di come farci dei soldi all'inizio. Poi sono arrivati i soldi anche tanti, però se vogliamo fare qualcosa in piccolo, dobbiamo capire che prima c'è un mercato per quello che vogliamo fare. Se non c'è un mercato, inutile sprecare troppo tempo a sviluppare qualcosa che poi chissà. L'esempio classico, chi qua frequenta Hacker News, è un sito di informatici, startup, molto interessante, tanti articoli interessanti. C'è questa persona che lui è diventato famoso là perché quando, non so, qualche anno fa, ha iniziato a parlare di questo suo progetto, Bingo Card Creator. Cioè, per creare le schede da bingo, soprattutto per le insegnanti, gli insegnanti delle scuole elementari. Per me questo è il classico prodotto di nicchia. Cioè, quando l'ho visto la prima volta, ho detto, ma fa soldi creando le schede di bingo? Cioè, che cazzata! Eppure, ha iniziato a fare soldi. Non diventerà mai ricco con questo, ma credo, non so, l'ultima volta che ho visto faceva 60-70 mila dollari l'anno, che per un informatico che vive in California non è buono. Eppure è riuscito, lui non vive in California, però vive in Giappone ed è riuscito a mettere su questa cosa che ormai va più o meno per conto suo. Il progetto sta là. Lui guadagna e non è che ci deve lavorarci tutti i giorni, non è come un lavoro dove ogni giorno alle 9 deve andare là a fare schede. C'è un prodotto informatico che va per conto suo. Lui qualche email di sostegno, di aiuto agli utenti, sì, però ha anche assunto qualcuno per gestire anche quello. Quindi è una cosa che fa soldi, soldi anche buoni. In Italia vivere con quei soldi sarebbe piacevole. E quindi questo è secondo me l'esempio classico di questo tipo di mercato che dobbiamo cercare, anche perché 60-70 mila dollari per un'azienda, non c'è un'azienda, cioè non puoi assumere 10 persone e seguire un mercato di quelle dimensioni, è troppo piccolo. E quindi è anche interessante da quel punto di vista, si vola così basso che le aziende non vogliono fregarti col mercato, dicono sono spiccioli, noi seguiamo altro. E quindi c'è tutto lo spazio per fare qualcosa di nostro che inizia a portarci un po' di soldi. I mercati di nicchia, infatti, e poi per non parlare di aziende proprio grandi, cioè non può interessare di meno una cosa del genere. C'è meno rischio anche in qualcosa del genere. Non è un mercato questo delle schede di bingo dove tutti vogliono entrare, c'è concorrenza, c'è Google che decide di rilasciarne uno, non finisce su TechCrunch con tutta la concorrenza che crea schede di bingo. Quindi è un po' noioso, cioè anche quei schede di bingo, cioè, non è un prodotto che dici ai tuoi amici informatici, facciamo schede di bingo, dicono, va bene. Infatti, tornando a questa nostra cliente che non capisce nulla di indirizzi email, più ci spostiamo dal mondo informatico, meglio stiamo. Perché finché stiamo fra di noi, non so, scrivo un editor per programmare, poi anche lui dice, ah beh, lo faccio meglio di te, e ne scrivo uno, lo rilascio anche come software.
tante concorrenze, e come programmatori siamo anche molto abituati al mondo del software libero, open source, di pagare poco quello che utilizziamo. E c'è anche tanta gente che dice: ah, ma è bello questo, faccio anche una mia versione. Quindi, allora, più stiamo lontani da questo mondo, secondo me meglio stiamo, cioè, più probabilità abbiamo di trovare qualche nicchia interessante dove possiamo realmente aiutare le persone a fare qualcosa con la potenza dei computer, che magari altrimenti non ce la facevano, facevano fatica. Cioè, questo delle schede di bingo, io sul mercato principale sono gli insegnanti nelle scuole che generano una serie di schede di bingo per insegnare le sue parole sulla biologia, sulla storia americana, su questo o quello. C'è anche il classico effetto: ah, potrei farlo in un weekend, quello è semplice, tipo su Hacker anche questo tipo di commento: ah sì, Stack Overflow è semplicissimo, basterebbe un weekend. E l'ultimo punto è anche molto importante: quando c'è un prodotto di nicchia, cioè c'è un piccolo ristretto gruppo di persone, spesso è più facile fare marketing che a quelle persone come target, perché sono pochi, è molto facile dire: ah, leggono tutti una certa rivista, si frequentano tutti quanti un sito web, un forum, qualcosa, quindi diventa anche molto facile identificarli e fare pubblicità di qualche tipo. Infatti, più stretto, meglio riesce ad avere un mercato stretto, piccolo, più facile è. Deve essere un mercato abbastanza grande per farci un po' di soldi, perché se sono, non so, gente dell'Oregon che non so, fuori vicino a Veneto, penso di essere dovuto un mito. Come trovare queste nicchie? Questo è il problema, perché non è facile. Guardare gli amici, parenti, la gente che conosciamo. Io per esempio per questo progetto che ho lanciato ho iniziato a dire: beh, prendo il blog di questo amico e trasformo in un libro, magari riesco a venderlo per qualcosina. Ho iniziato a studiare il processo, ho visto che non era facilissimo, ho detto: beh, se io faccio un pochino di fatica, se devo documentarmi su un po' di file XML, la persona media, l'autore medio, non ce la fa proprio. Quindi guardare quello che fanno i nostri amici, anche nella vita normale, non deve essere un'idea stratosferica, deve essere qualcosa che magari esiste già, fatto un pochino meglio, organizzato meglio, più facile da usare. Usare i motori di ricerca. Google per esempio fornisce dati su quante gente cerca delle date parole chiavi, non mi ricordo i numeri, in questo libro che vi consiglio lui tira fuori anche un po' di numeri, tipo se ci sono n persone che cercano, probabilmente x% vuole comprare, ci devono essere tot di persone per avere un mercato sostenibile. Se c'è una rivista dedicata a questa cosa, è una cosa molto facile da verificare e dire: ok, se c'è una rivista vuol dire che c'è un po' di gente, un po' di almeno un mercato per questa rivista. È facile trovarli tutti, per esempio vendere a non so, gente che è sparsa in tutto il mondo, che non ha niente in comune, che non legge un sito, è più difficile trovare tutti quelli che frequentano un certo forum, qualcosa del genere, è molto più facile. La tattica ormai classica è mettere su un landing page, una pagina, un forum. Stiamo per lanciare questa cosa, lascia il tuo indirizzo email, quando è pronto vi informiamo. Metti su un po' di AdSense in giro, per le pubblicità di Google, spendi
faccio l'indirizzo email. Io per esempio sto guardando un prodotto nuovo su una serie di ebook sull'Italia e sto facendo questa cosa e ci sono delle risposte interessanti anche spendendo, non so, ho speso finora $30 e ho un quindicina di indirizzi email. Sono numeri piccoli, ma mi dà l'idea che la gente è abbastanza interessata e si fidano a lasciarmi il loro indirizzo pur vedendo un sito praticamente vuoto. È quindi un buon segno, poi vedremo. Com'è azienda piccola, com'è mini startup, non puoi crearti un tuo mercato, non puoi creare una categoria nuova che la gente non capisce e devi spiegargli, ah, ma questo è qualcosa come Twitter, per esempio. La gente all'inizio non capiva molto bene l'utilità, il settore di mercato, cosa faceva esattamente. Con una mini startup di questo tipo non possiamo permetterci di partire in questo modo. Dobbiamo partire dove c'è già un mercato, delle persone interessate a quello che produciamo. Così nel giro di poco tempo facciamo un prodotto minimo per vedere un po' l'interesse e queste persone già interessate iniziano ad iscriversi e soprattutto a spendere i soldi. Questa cosa di spendere un po' di soldi è molto importante perché per fare il progetto free online che sì, ma interessante. Va bene fino a un certo punto, ma se facciamo spendere dei soldi alle persone, sono uno molto più interessati al prodotto. Se non funziona e hanno speso dei soldi, ve lo dicono. Mentre il progetto free, open source, non so, io ho scritto dei progetti open source in passato, molto bello, divertente, ma uno dei problemi è delle volte magari c'è un bug. E non me lo dicono neanche, vabbè, l'ho lasciato stare. Mentre se uno ha speso $50 e non funziona, dice no, no, c'è un problema, guarda, me lo sistemi adesso, così inizia a capire anche l'interesse delle persone. Come scegliere un prezzo? Anche questo è un problema abbastanza tipico. Va bene, io sono informatico, so il mio lavoro, ma che prezzo chiedere alle persone? Si può guardare la concorrenza, vedere, ma per la gente nel settore cosa fanno? Prodotti simili, settori simili, e pensare anche al valore del tempo dei tuoi clienti. Per esempio, io per processare questi libri con un sistema, se va tutto bene, poco, quindi prezzo, diciamo, il costo mio è basso, però non so, fate conto un avvocato per modo di dire che vuole pubblicare un libro, se è passato un giorno sprecando il suo tempo cercando di sistemare tutto nel modo giusto, ha sprecato una quantità molto importante di soldi perché lui insomma guadagna abbastanza ogni giorno. La persona media magari guadagna meno dell'avvocato, ma comunque anche una giornata persa per la persona media è tanto tempo, è importante. Quindi spendere un po' di soldi per non buttare via il proprio tempo è importante per tante persone e noi dobbiamo anche cercare di dire questo quando mettiamo un prezzo sul prodotto. Quanto tempo sta sprecando la gente con questo problema che noi possiamo risolvere. Nel libro lui consiglia tre
starei un pochino attento, se non per sperimentare, per vedere se ci interessa per una parola chiave o cose di questo tipo. I social network non sono neanche quelli così importanti. Secondo me cose come Twitter e Facebook tendono a, cioè, non raggiungi quelle persone, che raggiungi più persone come noi che siamo collegati, che sappiamo già come risolvere i problemi, sappiamo, cioè, è un giro più giovane anche, e quindi non sono così buoni come uno magari penserebbe. Un altro consiglio molto importante di questo libro è di prendere delle persone che ci possono dare una mano tramite siti come Odesk o Elance o simili. Lui consiglia, dice che le persone nelle Filippine si è trovato molto bene. Io ho provato a trovare delle persone, anche io ho delle persone delle Filippine che mi danno una mano con questo progetto. Funziona molto bene perché loro sono svegli in un orario quando io non sono disponibile. Pago abbastanza bene per gli standard locali, è gente simpatica, è disponibile, quindi mi sembra un consiglio valido. E io consiglio suo è sempre di scaricare quelle parti del lavoro che sono magari cose manuali, cose non critiche, il più possibile. E difatti questo ha anche un valore per il business, perché finché il business siamo noi, io faccio tutto, vendere col business non è possibile, perché non è un'entità a sé stante che gira per conto suo, che possiamo prendere delle persone e fanno i lavori che sono documentati. Cioè il business è tutto coinvolto in me stesso. E questo va bene all'inizio, chiaramente, perché per far partire qualcosa devi essere tu il protagonista. Però per avere un vero business, cioè il McDonald's per esempio non dipende da cioè c'è un sistema dove prendono persone, entrano dei prodotti, esce di merda. Comunque tutti i business veri sono così, perché c'è un sistema, non è tutto il fondatore. Il fondatore alla fine può fare un passo indietro e il business continua a girare, perché ci sono dei processi documentati, delle cose automatiche. Questo è importante. Un'altra cosa che noi informatici vogliamo fare tutto automatico, come potrei fare questa cosa? A volte è più facile pagare per le Filippine, dai, prendi questa lista, trovimi quelli con un indirizzo, se è una cosa molto facile da fare in modo automatico, va bene. Però delle volte, ma sì, dai, scrivo un po' di codice, apro questa libreria nuova che ho visto in gruppi, e ne ho sprecato un pomeriggio, e magari hai il risultato. Ma invece non hai dato un vero valore al business, al prodotto, non hai creato qualcosa di nuovo. Quindi delle volte è più facile dire, dai, fammi una mano, non facciamo la cosa bella pulita, ma uso il mio tempo per contribuire qualcosa al business che è più importante. Seguo il marketing, seguo un pezzo nuovo di codice che dà un valore aggiunto al prodotto. Tornando un po' a questa cosa che dicevo di fare le cose, affidare i compiti agli altri, e prima o poi si ha anche fare le cose in automatico, dove è importante, dove risparmio molto tempo. Più il business è questa scatola chiusa che va avanti per conto suo, più valore ha. Cioè si potrebbe anche un giorno dire, te lo vendo perché io come il fondatore, quello che l'ha creato, non sono una parte integrale più. Cioè è una cosa che
Questo è così. Perché questo pezzo qua? Perché il fonso Kindle, bla 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 bla? Scrivi tanta documentazione che puoi dare a gente che ha domande. Questa è la parte principale. Qua finisco con la presentazione, faccio una piccola pubblicità per l'azienda dove sto facendo delle consulenze adesso. Cerchiamo un front-end developer. Questa non è l'aziendina micro business mio, ma una cosa qua a Padova, dove cerchiamo uno bravo con jQuery, HTML5, magari user experience, magari anche si diverte anche a fare grafica. Quindi dopo, se avete interesse, ne parliamo. Queste sono le risorse, il blog di Rob Walling, Hacker News, Liberator, il mio progetto e il mio indirizzo email. Domande? Io ho una domanda. Quali sono i paralleli tra questo metodo di lavoro, diciamo, e Lean Startup? Perché in realtà mi sembra che alcuni concetti siano abbastanza ripresi. Forse questo è più una serie di consigli implementativi della filosofia Lean. Sì, diciamo che una vera startup ha l'idea di prendere e scalare tanto, cioè fare una cosa grande. Questo concetto è quasi il contrario, cioè volendo, siccome c'è poca concorrenza, non c'è più bisogno di crescere, la crescita quasi sta nel rendere tutto automatico, rendere il fondatore una parte sempre minore e farlo andare avanti per conto suo, quindi diventa una cosa che genera soldi e basta. E quindi c'è una crescita in quella direzione, quasi in basso, che è una cosa che secondo me è una questione molto interessante dal punto di vista dell'informatica, perché viviamo in un'era quando è possibile mettere
cose inesitate. Questo perfetto, lo voglio, è uno in tanti. E quindi bisogna prima avere un'idea di dove c'è l'interesse prima di dedicarsi per la cosa. Una lista di feature, cioè io prima buttare giù per me stesso. Adesso ovviamente questo, fa questo, un altro list, insomma, e da lì mai queste priorità un po' dopo. Sì, sì. E sì, poi sì. Viene il feedback come istituto. Sì, bisogna gestire la cosa. Sì, c'era un consiglio, mi sembra, di quelli di 37 Signals che hai citato all'inizio, no? Che dicono che ogni funzionalità deve esserti strappata fuori dai tuoi utenti, cioè non sei tu che la metti. Sì, sì, che soprattutto in un ambiente del genere, cioè magari uno che parte, la cosa bella di una vera startup è che con il capitale hanno il tempo e spazio per creare qualcosa di nuovo, qualcosa che non esiste prima. Noi facendo qualcosa del genere dobbiamo puntare su qualcosa dove c'è un mercato immediato, gente che inizia a sborsare soldi per verificare che l'idea è giusta. Si può partire e fare una cosa, non so, un processore nuovo, un farmaco nuovo, un altro settore di startup. Un farmaco nuovo, per esempio, per produrlo ci vogliono N anni di ricerca. Clinical trials, tutta una serie di cose, quindi milioni su milioni di dollari prima di arrivare a qualcosa che puoi andare a comprare, a farcire, a assumere. Quindi sì, è importante fare qualcosa di molto mirato di questo. Ci sono altre domande? Allora, grazie. Come tu avevi questa idea di idea? L'idea è bella, però poi in Italia spesso col fatto del metto su, quella metto su, faccio una partita di IVA, ma aspetta c'è la privacy, devo fare quello di privacy, la mia la galera, posso fare un SRL, faccio un SRL, però ci vuole problemi reali, però se una cosa che fai per conto tuo, cioè dell'SRL, per esempio per una vera startup servirebbe molto di più perché ci sono più persone che avere di formale che può ricevere investimenti eccetera eccetera diventa più importante. Se una cosa che fai per conto tuo, magari non so, piazzi il server negli Stati Uniti, fai tutto un po' lì come va all'inizio, cioè se dopo un anno, dopo pochi mesi non va finito, se inizi ad andare poi a quel punto investi soldi, magari tutto perfettamente società, fai le cose o fatte bene, ma prima cioè, fai una cosa così per vedere se c'è interesse. Sì, no, stavo pensando al tuo progetto, al fatto che sì, guarda prima del copyright di una delle cose che non sono. C'è un piccolo terms and conditions. Se gli autori sta bene, ho beccato uno che mi ha scritto, chiesto, ma te dove sei? Sono in Italia. Ah, non voglio mandare cose fuori dagli Stati Uniti. Ma sta bene, online, quindi non è che cambia moltissimo, ma siccome era questo personaggio un po' di un nome da Las Vegas che è un libro su, non so, box o qualcosa del genere, non mi sembrava un personaggio interessante come cliente, quindi, ma no, io sono in Italia, quindi questo è un problema, effettivamente, buona giornata. È molto bello poter anche gestire, cioè, pur essendo una cosa piccola, è molto bello imparare delle cose nuove che magari non vedo tanto, come gestire le persone, come fare un po' di marketing, come rapportarsi con i clienti. Per esempio, molto raramente becco con uno che non vale la pena come cliente e li licenzio come cliente. No, mi dispiace, ecco i tuoi soldi.
Grazie. Grazie.